Allora, iniziamo la nostra assemblea organizzativa. Ringraziamo tutti per la presenza e devo dire una cosa che qui almeno spontaneamente viene agli occhi. È uno spettacolo comunque, perché la presenza è abbastanza nutrita, credo che dia anche il significato all'appuntamento che abbiamo oggi. Noi credo che abbiamo terminato le assemblee organizzative e ci siamo stati circa un mese e più intorno a tutte le regioni. Dal 2007 che non venivano più effettuate le assemblee organizzative, abbiamo ripreso questo percorso e come è scritto all'interno delle nostre linee guida, credo che non sia un appuntamento tanto per farlo, ma sia un momento di riflessione per tutti. Noi l'abbiamo chiamato il tagliando che viene fatto, ma credo che sia una riflessione e credo che poi la partecipazione di tutti, con il contributo fattivo di tutti, debba dare un significato ancora più profondo all'interno della nostra assemblea organizzativa. Come avrete potuto sicuramente vedere nel programma, noi credo che in queste due giornate, la terza poi spiegherò la differenza rispetto all'impegno, abbiamo nella prima giornata tre focus nella prima giornata e il quarto nella seconda, con delle tematiche credo abbastanza importanti che avrete notato, che il primo focus Michele dirà quello che dal 2013, dal congresso ad oggi, la FIT ha fatto, quello che abbiamo fatto insieme tutti quanti, quello che abbiamo al termine organizzativi è ottenuto e quello che effettivamente tutti quanti abbiamo creduto, perché ovviamente ci sono alcune abbiamo realizzato alcune cose di quei presidi, tanto per dirne una, che hanno dato un risultato ottimo e speriamo di completarlo anche nell'ambito del percorso che rimane da qui in avanti e speriamo presto ovviamente. Quindi il secondo focus parlerà ovviamente di uno degli argomenti da parte di Silvia, che dello staff della segreteria, che ovviamente ci pone un problemino non da poco conto, quale riforma per la legge sullo sciopero, sapete tutti quello che sta succedendo e tutti i fatti avvenuti per cui hanno ulteriormente cercato di condizionare le organizzazioni sindacali rispetto a questa legge, sempre peggiorando ovviamente, e per fortuna comunque qui da parte anche del segretario generale, come avrete potuto vedere nell'ambito della documentazione, è stato fatto ovviamente un intervento, un'audizione per spiegare un attimino qual è la posizione della nostra federazione e quindi delle organizzazioni sindacali. Credo che sia anche questo uno degli argomenti sulla quale tutti quanti dovremmo mettere attenzione, perché è delicato il problema e credo che anche oggi Silvia su questo cercherà ovviamente di spiegarlo, come fa sempre abbastanza bene nel momento in cui farà alcuni passaggi, e dobbiamo prendere tutti atto che è uno degli argomenti sulla quale nessuno può trascurare e nessuno può far finta che è una cosetta di poco conto, perché poi la visiamo sulla pelle tutti quanti, sulle varie aree contrattuali. Poi c'è un terzo focus dove Marco Di Lillo, che comunque fa parte dello staff della segreteria, che ci parlerà di un altro aspetto che in questo periodo stiamo vivendo, è quello del Jobs Act. Come sapete richiede molta attenzione, perché ogni giorno poi ne scopriamo qualcuna rispetto ai fatti che ci accadono all'interno delle iniziative anche che prendono le aziende rispetto ai problemi che abbiamo. E quindi quale riforma, quale nuovo codice dei contratti e dintorni. È stato fatto anche un titolo abbastanza emblematico proprio per cercare di capire un attimino quello che c'è dietro e nei contenuti rispetto alle riforme. Ovviamente credo che da parte di tutti il dibattito poi che seguirà anche domani, io credo che sia propedeutico per tutti cercare di dare un contributo su queste tematiche che sono abbastanza importanti, oltre ovviamente a quello che riguarda la nostra assemblea organizzativa. Domani un altro focus che in questo sarà ovviamente fatto da Francesca De Felicia, coordinatrice nazionale, come combattere la violenza di genere nei trasporti. Anche qui ci saranno delle considerazioni a valle dei risultati del questionario FIT e come ricorderete
e come oggi comunque nell'ambito dei risultati abbia significato qualcosa di concreto, qualcosa di un lavoro fatto abbastanza pesante rispetto anche a quello che sono stati i contenuti dei questionari, e credo che sarà utile rispetto anche alle iniziative che abbiamo preso col telefono rosa, come ricorderete tutti, sarebbe utile sicuramente da parte di tutti prendere atto di quello che succede ovviamente all'interno di questo mondo. Poi chiaramente rispetto a questo ci sarà il dibattito e poi le conclusioni domani nella prima giornata, nella prima mattinata di Luigi Sbarra, della segreteria confederale, e nel pomeriggio seguirà ovviamente il dibattito e poi ci saranno le conclusioni del nostro segretario generale Giovanni Luciano. Io credo che in queste due giornate particolarmente dobbiamo porre attenzione su quello veramente che stiamo facendo. Sapete che in tutti gli organismi che abbiamo tenuto credo che alcuni temi siano stati sempre oggetto di discussione e mai fatti in maniera spontanea, ma in maniera ragionata e discussa con tutto il gruppo dirigente, che merita attenzione e discussione e non solo, ma anche contributi, intervenendo ovviamente in queste due giornate, sapendo che ognuno per l'esperienza che ha e quello che sta vivendo in mezzo a questo marasma che stiamo vivendo, le difficoltà, è utile anche per quello che dobbiamo fare all'interno dei nostri lavori. Il terzo giorno ovviamente avremo, come avrete visto sul programma, gli interventi dei tre segretari generali della FISTEL, della FLEI come introduzione del primo intervento, della FISTEL e di Giovanni Luciano. Dopodiché ci saranno le conclusioni ovviamente da Anna Maria Furlan. Tenete presente che questa giornata, come tutti ricorderete, perché credo che l'abbiamo detta anche nell'assemblea organizzative, rappresenta un attimo importante anche rispetto a quello che noi abbiamo sempre inteso e abbiamo sempre insistito nel farlo, e cioè nonostante il momento di stasi che c'è stato e la decisione congressuale che avevamo assunto, e sono momenti abbastanza difficili anche nel gestire una non fattibilità di cose decise negli organismi, nonostante questo credo che con tutta la pazienza necessaria siamo riusciti a mettere in piedi comunque un riavvio del percorso, e questo ovviamente va dato atto al segretario generale nostro, perché comunque sapete bene che questa partita in primis va affrontata dai segretari generali, e credo che di pazienza ce n'è stata abbastanza, perché altrimenti se avremmo reagito da impeto credo che magari qualche discussione in più magari negativa ci sarebbe stata. Invece l'intelligenza vuole che nei momenti difficili bisogna assolutamente usare il criterio della razionalità e dell'equilibrio all'interno dell'organizzazione. Quindi credo che questo aspetto il giorno 11 andrà sicuramente delineato, e sicuramente gli impegni che assumeremo credo che siano propedeutici a costruire la federazione che ci siamo posti, quella dei CISL Reti. Credo che prima di dare la parola al segretario generale nostro Giovanni, dobbiamo adempiere a una formalizzazione, ovviamente come tutti sapete, è quello di proporre i presidenti che si alterneranno in queste due giornate. Per quello che ci riguarda, la proposta ovviamente è nella prima giornata dell'amico Curcio Vincenzo, il segretario generale dell'Emilia Romagna. Il secondo giorno, la seconda giornata, mattinata, ci sarà, aspettate che me lo sono segnato perché non voglio dare nomi sbagliati, Bellucci Gilberto del presidio, il segretario del presidio di Rimini, e il terzo giorno il segretario generale aggiunto Borelli Enrico, quindi il pomeriggio che ovviamente concluderà le fasi che si alterneranno le presidenze. Con questo io credo che vada messo in votazione da parte nostra, quindi l'applauso credo che sia significativo, e quindi invito l'amico Curcio Vincenzo al tavolo della presidenza per dare inizio ovviamente ai lavori della nostra assemblea organizzativa. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti.